È un onore essere qui oggi a festeggiare quello che tanti altri hanno iniziato 20 anni fa. La racchetta di Arezzo festeggia i suoi primi 20 anni. Nata nel 2003 ad opera di pochi volontari, nel corso degli anni è cresciuta sempre più. Ci tengo a dire grazie a chi 20 anni fa, molto prima di me, ha avuto questa idea e questo spirito di voglia di stare insieme per far nascere un gruppo che oggi, 20 anni dopo, può contare su un centinaio di uomini e donne e da oggi 6 mezzi. L'associazione di volontariato da ormai 2 decenni è attiva nel settore antincendi boschivi, protezione civile e servizi di pubblica utilità. Il volontariato è una parte fondamentale della nostra società e quando troviamo associazioni che la portano avanti in maniera così proficua, così funzionale, ma soprattutto così competente, l'amministrazione comunale veramente ne è felice e come ha già dimostrato con i fatti sta portando avanti insieme a loro degli atti che poi permetteranno anche la crescita, lo sviluppo anche nelle infrastrutture esistenti per quanto riguarda la sede, per quanto riguarda anche le modalità operative. Non è un'eccellenza solamente per il territorio aretino, ma lo è per tutto il territorio nazionale. Una squadra giovane, una squadra competente, una squadra coesa che quando qualsiasi posto del nostro paese è in difficoltà, la racchetta di Arezzo si muove. Per i primi 20 anni anche un regalo speciale, un nuovo automezzo operativo che presto sarà al servizio di tutta la comunità. Questo qui che ha alle mie spalle è un autobotte pesante che servirà negli incendi più importanti che colpiscono il nostro territorio e che nelle emergenze di protezione civile che si potrebbero verificare.